Buonasera amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Allora, filmo con intanto l'inquadratura si apre sempre sulla Pain Cave, la caverna del dolore, e filmo principalmente per provare un nuovo device, un nuovo dispositivo che già dalla regia sembra essere di qualità superiore a livello sia di ripresa che proprio di qualità di immagine, ma adesso vediamo. E vi registro, carissimi amici e amiche, un innesto full body per il weekend, per domani, magari quando sarete a casa. Buonasera amici, ma soprattutto amiche, buonasera perché filmo nel tardo pomeriggio. Allora, è il secondo allenamento di settimana full body cardio fitness, cosa che non succedeva da un bel po' di mesi, e abbiamo una rotazione esattamente da 15 forme, veramente un piccolo innesto cardio. Oggi andremo ad avvalerci di una Cyclette o spinning bike nella versione che vi presento io. Potete fare questa rotazione ovunque, come ho scritto sul titolo, a casa, in una pain cave, in palestra, al parco. Io sono tascabile e posso essere comodamente portato dentro allo smartphone, quindi approfittatene. Dicevo, 15 rotazioni. La ricetta sarà esattamente quella che ho già presentato l'altro giorno, ovvero faremo degli intervalli 40-40 che ci permetterà di stare in movimento sull'esercizio e sulla fase cardio all'incirca per 35 secondi. Dicevo, la fase cardio per me sarà la spinning bike con una pedalata sui pedali. E poi passeremo sulle varie stazioni. Allora, io userò la corda per la fase di riscaldamento. Il video lo caricherò ancora una volta su YouTube. Sempre il solito disclaimer di apertura. Gli esercizi proposti possono non essere adatti a tutti, quindi prima di intraprendere un programma di allenamento, accertatevi di avere il pollice in su, la green light, non il green pass, la green light dal vostro medico ed essere coperti da una visita per la pratica sportiva agonistica e non. Detto questo, sapete a cosa andate incontro. Come ho detto l'altra volta, atleta avvisato, mezzo salvato. Allora, 3 minuti di riscaldamento con un semplice jump roping proprio basilare. Manteniamo le cose semplici senza troppi arzigogolamenti. E attrezzatura richiesta per stasera, io vado con una coppia di manubri da 5 kg. Voi usate i manubri che avete senza problemi. Un facile innesto aerobico, quindi un'altra bella rotazione con manubri, andiamo full body, prendiamo tutto il corpo, faremo anche lo squat bulgaro, anche detto Bulgarian squat o Bulgarian split squat, quindi munitevi di una sedia. Se vi porterete in palestra avrete tutte le panche a disposizione su cui posare i piedi. Se siete in casa, una sedia come io qua dietro va più che bene. Salto con la corda è un ottimo modo per scaldarsi e andare in temperatura in tempi molto molto brevi. A parte che oggi
non c'è bisogno di andare in temperatura perché ci sono tipo 40 gradi fuori. Nella mia pain cave si sta molto meglio. L'intramezzo cardio, come sempre, potete optare per diverse soluzioni che adesso vi farò vedere. L'importante è capire i principi di allenamento, adattarli alle proprie esigenze e ai mezzi a propria disposizione. Se anche voi userete la cyclette, tenetevela a portata di gambe vicino in modo da poterci salire e scendere in scioltezza come volete. Ecco la piastrella solita, voglio superare lo scoglio della piastrella, ce l'ho fatta. Ok, molto bene. Quindi controllare che tutto sia a posto, direi di sì. Ok, tenete tutta l'attrezzatura che è minimal, che andremo ad usare, a portata di mano e vicina. Allora, il primo esercizio, fatemi settare un attimo il timer. 40-40, come avevamo detto. Ok. Primo esercizio sono i dumbbell. Allora, sì, una cosa importante. L'intramezzo cardio io lo farò pedalando sui pedali con la cyclette. Voi potete fare, come vi dico sempre, skip a ginocchia alte, jumping jack, l'idea è quella, corsa calciata dietro sul posto. Se avete spazio potete disegnare degli 8 di jogging come ho fatto io l'ultima volta, marcia sul posto se volete mantenere il lavoro un po' più low impact. Avete capito comunque i principi. Molto bene, primo esercizio sono i dumbbell swing. Il dumbbell swing lo ricordate? Partendo dal centro si spinge sul peso. Da adesso, here we go. State con la schiena dritta, spingete su, accosciate bene, braccia distese, sentite il lavoro del core. Cerchiamo di mantenere uno sforzo aerobico costante, schiena dritta, addome sempre contratto in tutti gli esercizi, curiamo una buona forma. Ok, transizione rapida, floating, let's go. Mi hanno fatto gli scherzi, chi ha usato la bici prima l'ha tenuta eccessivamente molle. Ok, adesso ho una bella resistenza. Ok, ora ci siamo. Mannaggia, fanno gli scherzi. Forza, tenere il recupero rapido, brillante, float. Tenere sempre un buon livello di pulsazioni. Preparatevi perché il prossimo esercizio sono gli squat bulgari. Ok, transizione, sedia. Scusate un attimo che qua bisogna prepararlo e piazzarsi su questo esercizio perché bisogna stare in appoggio, bene in avanti, da adesso. Ok. Non sono piazzato molto bene, ma per ragioni di velocità cerco di
fare del mio meglio, ok, stiamo qua. Andate bene avanti con la gamba anteriore, ok. Forza, 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 ok, giù, subito, cambio, float, via. Salire su un attrezzo per il recupero attivo è un po' più macchinoso, ma facciamo sempre del nostro meglio e mettiamo varietà, più possibile varietà, in tutti gli allenamenti. Forza, lavoriamo bene in aerobico, 3 secondi, float, fermo un attimo, questo è un attimo da preparare purtroppo, però cerchiamo di velocizzare, fare sempre del nostro meglio. Allora, in avanti, let's go. Sguardo avanti e addome contratto. Vedete la difficoltà nel mantenere la buona esecuzione e una buona ritmica di esercizio a pulsazioni alte. Ok, cambio, let's go, via la sedia, float, via, ok, torneremo su al dumbbell swing dall'altra parte adesso con l'altro braccio. Forza, tenete vivace il ritmo, lavoratevi bene la parte di floating. Ok, stessa cosa, braccio sinistro, schiena dritta, addome contratto, braccio disteso, il peso parte dal centro verso l'alto. Dai, forza, forza. Una bella rotazione aerobica anche questa, un bel ponte. Ok, subito, float, 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 via. Sui pedali, forza, 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 forza. Il prossimo esercizio sono i deadlift. Un classico con manubri. Forza ragazzi e ragazze. Con questo entriamo bene nel weekend. Belli reattivi sui pedali, più possibile, per quanto il fine settimana lo consenta. Ok. Transizione. Braccia distese, lavorate con i lombari. Sguardo avanti, addome contratto. Estendete bene la schiena, sentite i lombari che lavorano. Ok, cardio, float, 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 float. Let's go, keep on rolling. Roll, roll, roll. Chair pose, twist è il prossimo. Con un peso solo.
La posizione chair ve la dovreste ricordare dalla scorsa sessione. Forza, lavoratevi bene questa fase di recupero attivo, perché è qua che si migliorano le performance di tenuta in aerobico. Dai, dai, 2 secondi. Forza, forza, forza. Go. Transizione rapida. Posizione chair. Ruotiamo. Centro. Ruotiamo. Centro. Ruotiamo. Centro. Ruotiamo. Centro. Peso a lato. Centro. Toccata a centro. Lato. 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 Float. Rapidissima salita sui pedali. Via, 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 via. Sto unendo vari stili dalle mie varie osservazioni, dai miei vari maestri e maestre. Spinning, total body, gag. Forza, forza, forza. Prossimo esercizio è il crunch and tap da terra con un peso. Ok, andiamo giù. Partenza. Andiamo a toccare con il peso le ginocchia. Forza. Strizzate. Dai, 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 dai. Tenete giù la schiena contro il materassino. Su, veloce, float, 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 rapido. Very good, ottimo dinamismo. I prossimi due esercizi sono i Warrior Deadlift, un altro classico che ritorna, due pesi questa volta, due manubri. Forza sui pedali. Dinamici o anche con gli skip a ginocchia alte, su quelle ginocchia. Ok, transizione rapida, si va giù e si torna su, cerchiamo un buon equilibrio. Fate un buon pendolo tenendo le braccia distese. Forza, forza. Dai, bravissimi. Ok, float, let's roll. Rapidi. Come continuare a salire, come fare una salita e puoi fare uno scollinamento. Dai, 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 dai. Forza, forza. Altra gamba poi dopo. Mi raccomando, se vedete la di qua, visto che vedete una differita, se avete sete, volete bere, bevete. Io ho bevuto prima di cominciare. Ok, devi cambiare lato. Occhio all'equilibrio, ci va qualche secondo per trovare l'equilibrio. Tenete le braccia distese, fate una buona azione di pendolo con la punta del piede della gamba posteriore. Sentite i glutei, sentite le cosce,
i bicipiti femorali, parte posteriore delle cosce, and let's go, keep on rolling, float. Una fantastica sensazione sulle gambe. Benissimo, prossimo esercizio è il side plank row, prima da un lato e poi dall'altro. Si tratta di fare un'alzata del peso da posizione di plank laterale. Non è facile, massimo controllo. Usiamo un peso solo, forza. And go. Spostate via un peso, plank laterale, row, 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 spingete su, row. Vi sto dimostrando con questi video che ci si può allenare in aerobico anche con dei pesetti, let's go, in modo molto molto efficace, multistrato aerobico, varietà, forza, lavoratevi bene questa parte di recupero attivo, float. Poi passiamo dall'altra parte. Con estrema nonchalance, forza, forza, forza. Non ho controllato dall'inquadratura se si vedesse la bicicletta, ma anche se non si vedesse state capendo quello che sto facendo. Ok, go, 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 partenza, row, row, row. Il peso parte in linea con la mano e va su, su quel gomito. Row. Row. Dai, dai. Dumbbell old school. Respirate bene. Su, let's go, keep on rolling, float, 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 rapidi, rapidi su quelle transizioni. Molto bene. Il prossimo esercizio si chiama heel tap. Si va su e giù con le gambe distese, le punte dei piedi sono fuori, orientate in fuori, e si continuano a fare piccoli tocchettini con i talloni in salita e in discesa, braccia sopra la testa con il peso in tenuta. Ok, wow, allora peso indietro, tocchettini con i talloni, andate su, tornate giù, occhio alla curva lombare, non si deve incurvare qua, e tornate su, fate dei tocchetti con i talloni e tornate giù. Oh, amazing, fantastico. Questo esercizio me l'ha consigliato una collega molto brava che ringrazio. Wow, let's roll, rapidi sui pedali, via 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 via. Ottimo, siamo già al 12esimo, anzi 13esimo esercizio, grand plié il prossimo, grand plié preso dalla danza più crunch, forza, forza sui pedali. Secondo allenamento di giornata per me, ok, grand plié, posizione sumo, giù con la schiena dritta, su, curl, scusate, giù, fate toccare il peso a terra,
Glute in dentro, schiena dritta. Questi lavori le amiche di My Own Workout li apprezzano particolarmente. Questo è un lavoro per voi, tipicamente allenamento femminile, ma non solo. Giù, let's go! Float! Siamo agli ultimi due esercizi, ragazzi. Supergirl è il prossimo. Difficile, prima da un lato e poi dall'altro. Molto intenso sull'addome. Ok. Partiamo da qui. Si va su con la gamba sinistra e su col piede, col peso destro. Occhio all'equilibrio. Mantenetelo, tirate su bene il peso. Mi trasformerò in una fitness girl dopo queste rotazioni. Mamma mia, ragazzi, che fatica. Let's go! Float! Stessa cosa dall'altra parte, other side. Dai, su coi pedali, forza, schippa ginocchia alte, su, sulle ginocchia. Dai. Forza, 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 forza. Come on, stessa cosa, altro lato. Attenzione, ragazze, controllate bene il movimento. È un grosso sforzo per l'addome e per il muscolo traverso, oltre che ai glutei e al dorso. Forza. Ah, che fatica, ragazze. Wow. Sciogliamo. Facciamo un altro float. Però secondo me a questa rotazione, dopo averla fatta, manca ancora qualcosa. E adesso vi dirò cosa. Due parti che possono essere ancora prese un po' meglio, e aggiungerò due bonus alla rotazione. Due parti con relativo float. Allora, con quest'ultima fase di float, la sessione, il circuito originale si chiude qua. Vi faccio vedere due bonus. Allora, secondo me, potete vedermi, potete sentirmi, una rotazione fatta come ve l'ho mostrata va già bene nella mattina, piazzata la mattina. Se volete rendere il lavoro più aerobico e proprio per andarsi a focalizzare sul lavoro anche di resistenza muscolare, potete portarlo anche a due round, ma già uno è già molto soddisfacente. Beviamo un attimo. Si suda copiosamente. Sì, la bicicletta è rimasta quasi tagliata fuori, ma penso che comunque il succo del discorso l'abbiate visto. Allora, secondo me potremmo inserire ancora dei bei tricep drops per andare a targetizzare un attimino i tricipiti per la gioia delle amiche.
Club Braccino chiamato in causa, e direi di concludere con il secondo bonus, con manubri sulle spalle, alzate sulle punte dei piedi e relativo float. E poi andrò con 3 minuti di salto con la corda di defaticamento. Allora, tricep drop, si portano i pesi dietro e si estendono sopra la testa cercando di tenere i gomiti più vicini possibile. Potete farlo anche con un peso soltanto, in base al vostro stato di stanchezza o meno. Forza, sopra la testa, sopra. Praticamente sto scavando un buco sul soffitto, addome contratto. Questo è un classico. Andiamo a strizzare un pochettino i tricipiti. Forza, un secondo, float, 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 via, via. Mi raccomando, relax, rilassate e respirate bene, è un lavoro aerobico di forza resistente. Ancora una volta, la versione originale è stata modificata perché richiedeva una fase di esercizio più lunga e un intramezzo cardio più breve. Io ho preferito allungare l'intramezzo cardio e diminuire il tempo sull'esercizio. Sulle punte dei piedi, su, su, andiamo sui polpacci, su. Ho fatto un'ultima sequenza PHA, parti basse, parti alte, sui polpacci, su, strizzare, su bene, su, ah, ok, float. E la sequenza è finita. Dai, dai, rapidi sui pedali, schippa ginocchia alte. Purtroppo chi ha ripreso ad andare in palestra non riuscirà bene a farli in un ambiente di palestra, questi lavori qua. Per quale motivo? Perché in palestra ci sono miriade di distrazioni. In primis lo specchio. Adesso vi faccio ridere. Fatemi finire la fluttuazione e vi faccio ridere. A meno che non sia una situazione di corso, ma difficilmente un corso di Total Body propone delle sequenze così rapide. Perché succede questo. In palestra si fa il movimento. Ok, facciamo delle alzate per le spalle, davanti allo specchio. Finisce la rotazione, poi si perdono dei secondi davanti allo specchio a fare le varie pose. Queste sono rotazioni che richiedono dinamismo, fluidità e continuità proprio per mantenere alta l'efficacia aerobica. E ho sudato come non mai. Veramente molto molto bene. Un'altra rotazione breve, ma giusta per il fine settimana, giusta per un fine serata che prepara il weekend o anche per un sabato mattina o dove vorrete metterla. Io ve l'ho proposta. Allora, e uscirò con... Devo mettere via un po' di attrezzatura, uscirò con 3 minuti di salto con la corda. Rotazione sicuramente molto bella e persino più fluida e dinamica se
nello stacco tra esercizi avete optato per usare lo skip a ginocchia alte, ma anche la corsa se avete abbastanza spazio. Ottima, ottima in ogni modo. Logicamente, per atleti di fondo, fondisti, come siamo molti di noi, è bene che ci sia molto spesso una componente cardio. Immaginate una rotazione come questa portata sul minutaggio, cosa può, i benefici che può dare e anche a livello metabolico cosa può andare a scatenare nelle ore successive all'allenamento. Bene, 3 minuti, facciamo un'uscita easy, da easy jog, farò un po' di corda simulando la corsa calciata dietro, stando sul posto, easy, relax. Relax, respirate bene. Per chi fa corsa, corre, podisti, bastano anche due giorni a settimana così, con una sessione come questa. Vi serve per togliervi da movimenti sempre uguali. Domani questo video, domani o prossimamente, lo metterò anche su The YouTube. Jogging d'uscita. Oggi il mio telefono originale ha deciso di finire il suo servizio e ho dovuto ripiegare in estrema urgenza su un altro dispositivo. Benissimo, very good, un'altra bella rotazione, molto completa, tanti tasselli presi da diversi stili e combinati, concatenati assieme. Ho apprezzato molto la variante spinning bike cyclette messa come intramezzo cardio. È vero che lo stacco, il float, diventa un po' meno rapido rispetto, perché bisogna sempre salire e scendere da una macchina, però avendo la stazione bike vicina si può salire e scendere piuttosto rapidamente.
Fate seguire a queste sessioni, queste rotazioni, almeno 10 minuti di stretching, di uscita, bevete, asciugatevi tutto il sudore che è stato copioso e bene ragazzi, spero che la rotazione vi piaccia. Detto questo, da My Own Workout per oggi è tutto, buon weekend. Allenamenti intelligenti, se avete domande scrivetemi nei commenti qua sotto. Su YouTube troverete tutti i link per contattarmi in descrizione. Cosa importante per la zona, l'area della provincia di Alessandria, da Alessandria fino a Novi, Casale, Acqui, con un bel raggio, sono attivo con sia le sessioni, servizio di personal training one to one in esterna, sia per chi ha spazio e non vuole perdere, tra virgolette, tempo ad andare in una struttura, preferisce l'intimità della propria abitazione, io ho attivo il servizio di personal trainer a domicilio tra i pochi, i ben pochi nella provincia di Alessandria, e lo sottolineo. Se volete essere seguiti in maniera del tutto su misura, personalizzata, con un occhio che veramente vi dà attenzione al 100% su quello che state facendo, su questo stampo qua, che sono lavori che prendono molti livelli di sistemi energetici, si lavora in aerobico, in anaerobico, mobilità articolare, tutto in sessioni singole di valore estremamente e qualitativamente alto. Detto questo, vi saluto, ci vediamo presto e come sempre a Bombazza!